Posso sembrare ripetitivo, ma in realtà certi concetti vanno ripresi perché non tutti riescono a comprendere, non tutti conoscono ciò che ho detto in passato. È essenziale che la gente possa anche capire determinate situazioni che si vengono a creare. Tanti di voi dicono: ma Antonio, ma perché dobbiamo uscire fuori dall'Unione Europea e dalla moneta unica? Io rispondo semplicemente perché è fondamentale se vogliamo crescere e sopravvivere come popolo. Anche se si sta parlando oggi di una grande vittoria che l'Italia ha ottenuto in tema economico, parlo del Recovery Fund, che si parlano di 172 miliardi di euro che verranno dati all'Italia. Io su questo devo dare delle spiegazioni ed è importante fare chiarezza su questo prestito barra, loro lo chiamano anche fondo perduto. In realtà la cifra di cui si è discusso è di 82 miliardi di fondo perduto, ma quando parliamo noi di fondo perduto non è nient'altro soldi che l'Italia che in questi anni ha dato alla Comunità Europea, quindi è una restituzione di quanto ha dato. Voi poi dovete anche comprendere una cosa, che mediamente l'Italia versa ogni anno alla Comunità Europea 13 miliardi di euro e quindi è chiarissimo capire che noi ogni anno, quindi anche per questo anno, anche per il prossimo anno e anche per gli anni a venire, continueremo a versare questi denari alle casse europee. In più parliamo anche di un prestito di 91 miliardi di euro che ci verrà fatto. È sempre tutto questo in fase di discussione, quindi di andare in commissione e poi devono approvare. Ma questi soldi, quindi nella loro totalità, compongono 172 miliardi di euro. Ma questi soldi non è che ci verranno erogati oggi, domani, e non ci verranno erogati neanche il prossimo anno, perché l'Italia deve presentare entro la fine di aprile del 2021 il PNR, il Piano Nazionale delle Riforme. È sulla base di questo che l'Unione Europea deciderà quanto darci e cosa darci e in che modo darci, anche perché è previsto nell'arco di tempo di 6 anni, perché comprende 2021-2027. Quindi noi arriveremo al prossimo anno che si andrà ancora a discutere di cosa ci daranno e quanto ci daranno e in che modo ci daranno. Quindi insieme al Piano Nazionale delle Riforme si dovrà presentare anche il PRN, il piano di restituzione del fondo. Dobbiamo presentare il PRV, il piano di rimborso vincolante. Che significa piano di rimborso vincolante? Piano di rimborso vincolante significa come restituire quel prestito. Allora, il prestito nel piano di rimborso vincolante deve essere restituito in euro, quindi capite bene che cosa accadrebbe nel momento in cui noi ci renderemo conto che stare in Europa significa morire economicamente, come popolo, come sta morendo la Grecia. Saremo costretti a quel punto a restituirli in euro e diventerebbe veramente un grande problema reperire quella montagna di soldi di euro per la restituzione. Quindi, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che di soldi all'orizzonte non ce ne sono. I soldi, qualora ci venissero dati, saranno dati a condizione e non nella loro interezza, ma in modo frazionato. Man mano che noi presenteremo il Piano Nazionale delle Riforme, Bruxelles deciderà se va bene o va male, in base ai capitoli che secondo loro andranno bene,
loro ci erogheranno parte del fondo. Allora, sulla base di questo, significa che ci condizioneranno a fare le famose riforme che sono lacrime e sangue, le famose riforme che vedranno perdente il popolo e vedrà vincitore l'economia del neoliberismo. Allora, una cosa si può capire alla fine di questa analisi, che l'unica via d'uscita per noi come popolo, come paese, è quella di uscire fuori dall'Unione Europea e dalla moneta unica. Non ci sono altre soluzioni e non ci sono altri mezzi. Dobbiamo tornare a stampare moneta e ad essere paese sovrano con una propria moneta sovrana. Spero di essere stato chiaro e non vi preoccupate nel continuare a scrivere commenti e a chiedermi spiegazioni, perché il mio compito è anche quello, come attivista politico, di dare spiegazioni e di unire il popolo in un'unica forza in modo tale da poter scardinare questo sistema che lo vede soccombere. Grazie a tutti e ci risentiamo al prossimo video.